Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio della serie dei contoterzisti. In mia compagnia oggi c'è Maverick, Ciao a tutti. Salve Giuseppe a tutti. e Ema. Ciao a tutti. Bene, oggi dobbiamo andare a acquistare una barra che vabbè, voi avrete già visto la copertina, bla bla bla, però dobbiamo andare a ritirarla e dobbiamo vendere la barra vecchia, ovviamente. Prima di partire, vi ricordo di seguirmi su Instagram per essere salutati nei video. Infatti, come già ho fatto nello scorso episodio dei Contoterzisti, saluto gli ultimi tre che hanno seguito il profilo Instagram o messo un like e così via. Allora, abbiamo Roberto B, oggi da salutare, Andy C e Captain Jack. Perfetto, quindi ciao e se volete essere salutati. Mi raccomando ragazzi, seguite il profilo, rimanete attivi e chi più ne ha più ne metta. Allora, dai Giuseppe, puoi partire alla volta dello shop, che quando arriviamo allo shop racconto la barzelletta. Il momento più atteso della serie dei contoterzisti. Adesso è. Però forse potrebbe essere già una barzelletta questo trasporto. Perché Giuseppe può far cadere tutto. No, No, no. no, no. Intanto per i miei gusti viaggia già fin troppo, adesso vediamo cosa fa. Oltretutto, ma tu dovresti prendere sul 942 Vario, che vi ricordo che abbiamo comprato in live alla fine, dopo averlo provato, dovresti andarlo a prendere e andare al negozio a ritirare l'Amazon che abbiamo comprato in via definitiva, capito, Ema? Ah, è andato. Bene. Subito di corsa. Sì, veloce anche. Poi, per quanto riguarda il 900 Terra Track, dovrei andare a vedere su YouTube appunto il sondaggio, ma ci vado subito. E a proposito di YouTube, ragazzi, mi raccomando, su il canale di Italian Farmer, vi lascio il link in alto a destra, è uscito un nuovo video dove vi spiego altri comandi del John Deere 8R. Settimana scorsa ho spiegato i comandi base, questa settimana i comandi avanzati. Faccio questo tipo di video sperando di poter tornare in campo dopo queste piogge continue, ma comunque vi stanno interessando. Come rallenta il nostro Giuseppe, però taglia la curva. Taglia la curva. Io ho preso una bella botta. Taglia la curva e vediamo che fine fa. Intanto io, ragazzi, scusate se vado un po' storto, ma devo cercare il mio canale su YouTube. Adesso vediamo il salotto di Giuliano. Perfetto. Siamo già, ragazzi, arrivati a 5.000 iscritti. Mi pare di aver detto qualcosa tipo arriviamo a 5.000 iscritti e faccio qualcosa, però non mi ricordo più, quindi rinfrescatemi la memoria se vi ricordate voi. Siamo già a 5.050 iscritti, quindi ragazzi, grazie mille a tutti, veramente. Andiamo nel sondaggio a vedere, io cerco proprio il momento giusto. Ho chiesto, compriamo il Class Axion 960TT, il 930TT o no? E io ho messo 930TT perché pensavo che una cavalleria, insomma, da 330 cavalli era giusta, dopo troppi cavalli, troppo grossi i mezzi. E per il 74% invece ha vinto il 960 Terra Track, ragazzi. Quindi, no, ho sbagliato a dire 930, volete il 960? Appena avremo i fondi, compreremo il 960. Probabilmente lo faremo in live, lo faremo in live su Twitch, ragazzi, perché appunto tutte le live infrasettimanali e anche quelle domenicali le facciamo su Twitch. Ogni tanto capita che facciamo le live anche su YouTube, magari. Ma mi sono incastrato. Vabbè. Ok. Facciamo le live infrasettimanali su Twitch sempre. E dopo su YouTube può capitare che facciamo una live domenicale, ma secondo me quel crash che ho fatto là è perché mi è venuto addosso Ema. Secondo No, te? Sì, no, beh, no! L'hai appena fatto! no, no, ma no, Ragazzi, ero ancora distante, ti ho visto sì. fare Vabbè, tutto il bambanzino. allora Giuseppe, adesso Ema ti sposta lì l'Amazone che abbiamo visto e provato nello scorso episodio e io ritiro la nostra Cressoni CRX. Maverick, tu puoi tornare a casa, andare a prendere un carro e venire al campo numero. Adesso guardiamo subito, dopo il salvataggio, mietitura il campo 37. Dov'è il campo 37? Ah, beh, è qua, quindi a posto, qua sulla sinistra. Maverick, ti aspetto al campo 37. Allora, la Cressoni come l'ho presa? L'ho presa colorazione verde John Deere, 7,20 m, giusto ragazzi? Sì. Sì. E dopo l'aspo l'ho colorato in colorazione class, giusto? Sì. Ok. Barra pieghevole, sviluppata dal team SMI. Vi lascio in descrizione ovviamente il link alla mod, ma
Bravo Ema, complimenti. Tanto sì che è un bello scherzante con quell'attrezzo lì. Sì sì. Comunque vi lascio in descrizione la mod e insomma in descrizione trovate tutte le mod, non ne manca una, quindi ci sarà anche questa, magari l'aggiungo come altro link per farvela avere più facilmente. Io l'ho presa bella strattina perché ho detto ma sì dai, adesso si piega, giriamo bene, solo che la Geiselberg è talmente piccola che non si può girare tanto. Dai, passa macchina, passa. Su, su, su. Adesso sono curioso di vederla in campo perché, grazie per avermi fatto passare macchina. Sono curioso di vederla in campo perché in molti nelle live e così via mi chiedete: ah, Giuliano, ma allora hai provato questa Cressoni? E io vi dico: no, ragazzi, non l'ho provata. Bla bla bla. Adesso la proviamo finalmente. Dobbiamo tirare qua a sinistra, quindi mettiamo subito la freccia e si va. Ema, cosa hai fatto che ridi? No, è il Beppi che ha fatto l'incidente. E tu mi sei venuto addosso. No, sì, ma no, ragazzi, no. Non è possibile, li lasci da soli, disastro tutto spiano. Gianni e Pinotto colpiscono ancora. Dai ragazzi, quando venite qua in campo tutti a vedere la barra, vi racconto la barzelletta. Guardate intanto il sistema d'apertura, ragazzi. Vi spengo i fari e anche i lampeggianti, così lo vedete bene. Bello, bello, fatto molto bene, questo dettaglio è fatto molto bene. I tubi si attaccano tutti, cardani, anche quelli. Cavolo ragazzi, bel lavoro, bel lavoro. Adesso vediamo tutte le varie animazioni e così via. Apriamo il portellone, accendiamo la macchina. Tiriamo sulla barra perché noi dobbiamo regolare l'aspo, ragazzi. Allora, come lo regoliamo l'aspo? Vi faccio vedere. Questa è avena, va trattata con delicatezza perché purtroppo, ragazzi, l'avena è molto delicata. Appena la toccate fate su un disastro. Quindi questa velocità di aspo va bene, la tiriamo un po' su, proprio va appena appena carezzata, magari tenuto un po' in dentro per non far cadere le gambe in avanti. Perfetto, questo perché è tutto in piedi. Allora, ho visto prima che si alimenta man mano, insomma, se io esco dalla barra, vedete che pian pianino va via il prodotto. E cosa, non mi ricordo, ma mi pare che nelle originali non capiti. Se io esco dal campo, vedete ragazzi che man mano va via il prodotto e non viene alimentata tutta la barra, però non mi ricordo più. Ema, riesci a darmi una delucidazione su questo? In cosa? Se io esco, vedi, con la barra? Così, vedi che ovviamente lì dove non c'è prodotto sì, non... Sì. No, allora, se sei con la punta viene alimentata, se sei tanto in fuori non viene più alimentata, okay, però qui... devi essere... Anche con l'originale, quindi, giusto? Anche con l'originale, sì, perfetto. Sì. Perfetto. Oh, sembra ben fatta, ragazzi, veramente. Bravi, complimenti al team SMI. Penso che sia la barra, ragazzi, perfetta per la nostra situazione. Siamo conto terzisti, si chiude, prendiamo il via senza doverla caricare sul carrettino. Secondo me siamo a posto. Magari fate una bella John Deere da 10 metri che si chiude in due, così sono a posto anche per l'altro. No, lo so ragazzi che Cressoni arriva fino a 7,20 m. Comunque la configurazione cos'è? CRX? Sì, c'è l'adesivo di fianco, Giuliano, complimenti per la deduzione. E appunto, cos'è? Universale la CRX, se non sbaglio, sì. Perché c'è la soia flex, per la soia, c'è quella con i coltelli da colza, e la CRX dovrebbe essere universale, almeno su farming. Nella realtà non so, il modello CRX dovrebbe essere da grano, sono ignorante su barra Cressoni, quindi non lo so. E qua Maverick dov'è che dobbiamo raccontare, no, la barzelletta? È arrivato ormai. Qua, perché lui fa la strada più lunga. Perché è lunga, perché? Dai, su Maverick, su. Era che sono qua, mi. Dai, che io sono qua che voglio sentire la barzelletta. Dai, Monte Intrebbio. Oh. Monte Intrebbio perché è un fan che... Vabbè. Dopo la barzelletta però andate a lavorare subito, ragazzi, mi raccomando. Sì, sì, di corsa. Ecco. Sì, Maverick, parcheggia là in fondo, dai. Non ti devo scaricare. Lo so. Dai, non ti devo. Cosa sei venuto a fare, il salotto? Manco fossimo nel salotto di Giuliano. No, infatti no, siamo su Gasp e Giuliano. No, siamo su Maverick Giuseppe Ema03 e Giuliano. E company. Ecco. Sì, in effetti mi era venuta un'idea di chiamarlo tipo Giuliano e Coma. Secondo me sotto di Giuliano suona meglio.
Vabbè, adesso arriviamo in fondo, ragazzi, e poi vi racconto la barzelletta. Voglio proprio sapere qual è Stasera è proprio stupida, stasera è stupida. la storia. Ah, vai, C'è vai, vai. qualcuno che probabilmente era una forza dell'ordine la volta scorsa che ha detto: appena ho sentito la barzelletta mi veniva da buttarmi nel camino. Probabilmente si è offeso, ma vabbè, senza offesa, ragazzi, per nessuno, come al solito. Allora, c'è una cicciona mega galattica, ragazzi, 390 kg, che a un certo punto gli viene un blocco di stomaco, proprio non riesce più a mangiare, una roba, non riesce più a deglutire, una roba impressionante. Va all'ambulatorio, la prendono subito di corsa, velocemente, e gli fanno delle lastre, no? Gli fanno una radiografia. A un certo punto è lì ferma, arriva il dottore e gli fa: signora, io sto guardando qua le radiografie, ma perché ha mangiato un telecomando? Ma che ne so io, c'era scritto menù. Vabbè, invece Emma e Giuseppe sono simpatici. No, non l'hanno Non capito, l'hanno mi sa. capito, no? Vabbè, Sì, il l'ho menù capito. del televisore, dai ragazzi, mamma mia, ma vedete, ma le barzellette, se bisogna raccontarvele, fanno schifo dopo. Uno ride subito e basta. Io l'ho capita, ma mi sono stato zitto. Ma mi sono stato zitto. Andiamo a lavorare Ma che. mia, ma mi dai, andate a lavorare veramente, guarda, non vi pago oggi. Meno Ma male che è simpatico. grazie. Io ho riso sudando dal microfono una Una catturato. ca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 c
guardate ragazzi, nessuna offesa per i balbuzienti, ci mancherebbe. No. Ragazzi, bisognerebbe fare dei giri attorno, però vabbè, l'ho voluto prendere così. Il cliente ha chiesto così, facciamo così. A posto. Ma vedi che vieni sotto, dai. Comunque, dovete ragazzi, magari in questo episodio, io mi sono raccolto tutte le domande che avete fatto negli scorsi e quando ci sarà bisogno che non ho argomenti e così via, ne parlerò, risponderò a quelle domande come ho già fatto. Però magari fate delle domande in questo episodio, sotto nei commenti, in cui chiedete delle cose a tutti e tre, quindi molto generali, che non siano ecco la fidanzatina, ma dove abiti, ma quanti anni hai, insomma cose un po' alternative, non so, ecco. Vi do un grado di domanda, da che trattore ti piace in su, quindi tutto quello che è sotto al trattore che trattore ti piace, no, non rispondiamo. No ragazzi, mi raccomando, delle domande simpatiche, delle domande un po' in generale, di attualità, che non riguardino politica, religione, tutte quelle cose lì. Però, insomma ragazzi, se avete voglia di farle a tutti e tre, in modo tale che vi faccio parlare, perché Maverick ogni tanto parla, cavolo, Giuseppe, ma sono lì che... cioè, non lavorano e non parlano, quindi ragazzi. No, forse è il contrario. Maverick non lavora e parla, noi. Ma sei qua che lavora. Maverick, dai. Ma è seduto. Vabbè. E dopo questo dissing, Maverick, giustamente, perché è una persona intelligente, sta zitto e non litiga, vero Maverick? No, sono bravo, sono buono. Sta diventando bravo il povero Maverick. Detto questo ragazzi, io finisco qua il campo, grazie per averci seguito fino a questo punto, spero che la barzelletta vi sia piaciuta, veramente tanti like per la prossima barzelletta e per far arrivare il prossimo episodio di Contoterzisti. Niente, noi ormai ci vediamo settimana prossima con un nuovo episodio di Contoterzisti e un nuovo episodio della Farm di Giuliano. Vi faccio salutare da Maverick. Ciao a tutti. Da Ema. E a tutti. E da Giuseppe. Saluti. Non mi resta che salutarvi, vi mando appunto un caro saluto e noi ci vediamo nel prossimo episodio.